Ciao a tutti, la spiegazione di oggi è quella dell'arnica. Per realizzarla dobbiamo preparare un fiore che ha due sezioni di petali, poi c'è un pistillo, un bocciolo, poi ci sono i calici che sono uguali sia per il bocciolo che per il pistillo, una piccola foglia che va allacciata in prossimità del bocciolo e poi delle foglie grandi che vanno posizionate direttamente nel vasetto. L'occorrente per farlo è il cottone numero 20, poi l'uncinetto numero 12 1.0 mm, poi serviranno delle forbici, e il filo di ferro zincato, che questo è dello spessore di 0,45 mm, e delle pinze che ci serviranno per tagliare il filo di ferro plastificato che ci aiuta a realizzare lo stelo. Allora, cominciamo col dare la spiegazione del fiore, quindi prendiamo il giallo, un po' più chiaro, quello scuro ci servirà per fare il pistillo. E faremo 5 catenelle. Li chiudiamo in cerchio. E all'interno facciamo 12 catenelle, 7. In queste 12 catenelle dobbiamo fare 3 punti bassi, poi 3 mezze maglie alte, 3 punti alti, 3 punti alti. Adesso facciamo una mezza maglia alta e un punto basso e un punto bassissimo all'interno del cerchio. Questo lavoro dobbiamo farlo uguale per altre 7 volte, per altre 6 volte. In totale dobbiamo avere 7 petali. Una volta terminata una sezione dobbiamo farne un'altra identica, perché vedete che il fiore è composto da due sezioni di petali, e adesso andiamo a farle tutti e due. Quindi dobbiamo fare 12 catenelle, nelle 12 catenelle faremo 3 punti bassi, 3 mezze maglie alte, 3 punti alti, una mezza, un punto basso. Questo per un totale di 7 petali per ogni sezione. Adesso li facciamo. Facciamo la mezza maglia e l'ultimo punto basso. E quello bassissimo all'interno del cerchio. E così abbiamo terminato anche la seconda sezione. Questo lo tagliamo. E questo lo fermiamo qua sotto. Così. Vedete che abbiamo fatto adesso la seconda, tutte e due le sezioni. Io ho fatto la prima e la seconda. Questi poi vanno posizionati in maniera un po' sfalsata, uno sopra l'altro, così quando si costruisce il fiore. Vedete? Adesso la spiegazione che vado a dare è quella del piccolo bocciolo, sempre con lo stesso colore di giallo. Quindi faremo 9 catenelle. In queste 9 catenelle andiamo a fare 3 punti bassi, poi 3 mezze maglie alte, e un punto basso. Nella prima catenella invece faremo un punto bassissimo, e da qui facciamo 8 catenelle. E poi rifaremo
3 punti bassi. Tre mezze maglie alte, in un punto basso, nuovamente nella prima catenella andiamo a fare un punto bassissimo. Questo lavoro totale dobbiamo avere 5 petali e adesso andiamo a farli. Ok, abbiamo terminato anche il quinto petalo. Questo servirà per fare il bocciolo, quindi questo lo tagliamo. Questo lo fermiamo qua sotto. Questo poi andrà, sarà il calice che lo chiuderà così. Allora, adesso cambiamo il giallo, prendiamo quello più scuro e andiamo a fare questo pistillo che c'è qua. Quindi facciamo 5 catenelle e chiudiamo in cerchio e all'interno andiamo a fare 4 catenelle. In queste 4 catenelle dobbiamo fare 3 punti bassi. Poi faremo un punto bassissimo all'interno del cerchio e nuovamente 4 catenelle e nelle 4 catenelle 3 punti bassi. Questo lo dobbiamo fare per un totale di 7 volte. Ecco qua. Abbiamo fatto anche la settima puntina. E il calice l'abbiamo terminato. Ogni volta che si termina un lavoro bisogna fermare il cotone. Così. Quello che dobbiamo fare adesso è preparare lo stelo. Quindi questo non ci occorre più. Quindi prendiamo il filo di ferro plastificato. Ne tagliamo un pezzo. Per il tanto che ci serve per creare il fiore. Adesso con lo stesso colore del giallo che abbiamo utilizzato per fare il pistillo, dobbiamo creare una piccola pallina che poi farà da perno per tenere fermo il fiore. Quindi su una punta andremo ad avvolgerla più volte. Non tanto grande, adesso per bloccarla ci aiutiamo con la pinza e cerchiamo di curvare il filo di ferro. Finché non vediamo che prende la forma giusta. Accertiamoci che il cotone stia fermo all'interno. E poi tagliamo quello che c'è in più. Adesso qua in ordine andrà inserito prima il pistillo, modellatelo un po' con le mani e chiudetelo attorno a questa pallina così. Poi andranno inserite le due sezioni di petali, in questa maniera così. Adesso per il bocciolo, vedete bene che ci sono, nella composizione che ho fatto io, ci sono i boccioli che sono allacciati, allo stelo principale del fiole e poi ci sono dei boccioli che hanno lo stelo per conto loro. Questo per conto loro è fatto sempre col filo di ferro plastificato
E vedete che basta fare un piccolo nodino, non so se si vede, basta fare un piccolo nodino col fil di ferro plastificato e automaticamente lo blocca all'interno. Invece, per creare questo bocciolo che va allacciato al fiore, allo stelo del fiore, dobbiamo prendere il filo di ferro d'incarto e tagliarne un pezzo che ci consenta di creare il piccolo stelo suo da allacciare poi allo stelo del fiore. Cosa dobbiamo fare qua? In due punti qua in basso dobbiamo far passare il filo di ferro. Vediamo se... eccolo qua. Poi lo posizioniamo il bocciolo al centro così. Dobbiamo fermarlo, insomma. E andiamo ad annodare, a attorcigliare su se stesso il filo di ferro. Per la lunghezza che occorre. Per creare il bocciolo, vedete com'è questo. Se non riusciamo a mantenerlo con le dita, ci aiutiamo con la pinza così. Ok. Cosa del genere va bene. Adesso questo lo fermiamo qua un attimo e andiamo a fare il calice, sia del bocciolo che del fiore, sono identici. Quindi prendiamo il cotone verde, prepariamo il calice. Allora, dobbiamo fare 4 catenelle. Nella prima catenella facciamo 9 punti alti. Totale sono 10 perché contiamo anche queste 3 catenelle iniziali. Poi tagliamo questo. Prossimo giro faremo 15 punti alti, quindi un punto sì, un punto no, faremo un aumento. Facciamo gli ultimi due e siamo arrivati a 15. E il calice è anche terminato. Quindi chiudiamo e fermiamo il cotone. Adesso di calice io vado a farne un altro, così vi faccio vedere come preparare sia il fiore che il bocciolo. Perché abbiamo detto che il calice è uguale sia per il fiore che per il bocciolo, quindi ne faccio un altro. Allora, in uno sistemiamo il bocciolo. Accertiamoci sempre che il passaggio sia adeguato. Ecco qua.
Poi ovviamente quando abbiamo terminato tutto il lavoro, tutti i petali andranno modellati con le mani o anche inamidati se occorre. Per adesso ci fermiamo così. Quindi uno l'abbiamo sistemato nel bocciolo, poi è abbastanza largo, e l'altro andremo a posizionarlo dove c'è il fiore. Questo lo lasciamo così perché tanto poi andrà un po' pressato quando faremo le catenelle attorno allo stelo per rivestirlo, perché questo deve essere proprio fermo così. E incominciamo a farlo proprio dallo stelo del bocciolo, perché poi vi faccio vedere come allacciarlo. Quindi dobbiamo prendere cotone verde. Raddrizziamo un po' se vediamo che è molto storto e posizionarci in questa maniera. Per ricoprirlo di cottone dobbiamo lavorarci attorno alle catenelle, quindi una volta a destra, una volta a sinistra, una volta sotto, una volta sopra dello stelo, ci lavoriamo attorno alle catenelle. Quando ne abbiamo fatto un bel pezzetto, cominciamo ad abbassarlo piano piano, perché lo stelo va ricoperto tutto. Così. Riprendiamo a fare le catenelle, finché ricopriamo tutto questo stelo. Poi vi faccio vedere come allacciarlo a quello principale. Ancora un punto e ci siamo arrivati. Così l'abbiamo ricoperto tutto. Togliamo il cottone che non serve. E adesso questo dobbiamo allacciarlo allo stelo principale. Pressa poco, l'altezza è questa, vedete che mi ha fatto qua. E poi dopo andrà cucita la foglia più piccola. Per allacciarlo dobbiamo avvolgere il filo di ferro zincato 2-3 volte da un lato e l'altro pezzetto 2-3 volte dall'altro lato, così siamo sicuri che la foglia sta ferma. La foglia e il bocciolo. Sono talmente abituata a mettere foglie che ho detto la foglia. Se vediamo che rimane un po' largo, lo appiattiamo un po' con le pinze. Questo poi andrà modellato dandogli la giusta curvatura. Quello che dobbiamo fare adesso invece lo tiriamo un po' in basso. Questo disturba. Tiriamo un po' in basso perché dobbiamo rivestire anche lo stelo principale col cotone verde, quindi riprendiamo il cotone e facciamo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto per lo stelo del bocciolo. Ci lavoriamo attorno le catenelle. Arrivati a questo punto, volevo farvi vedere dove c'è la lacciatura del bocciolo. Arrivati a questo punto dobbiamo coprire non solo lo stelo principale, ma anche dove c'è la lacciatura dello stelo del bocciolo. Quindi dovremo inserire l'uncinetto anche sotto l'altro piccolo stelo. Contemporaneamente prendere anche questo pezzettino di cottone qua, così lo blocchiamo. Quindi una volta da una parte e una volta dall'altra ci inseriremo l'uncinetto anche sotto la lacciatura, finché non vediamo che il filo di ferro zincato è tutto coperto. Ok, dopodiché proseguiamo, andiamo avanti ricoprendo tutto lo stelo, tranne questo pezzetto qua che tanto andrà inserito nel vasetto. Qua, abbiamo terminato di rivestire tutto lo stelo.
Adesso quello che dobbiamo fare è fermare il cotone qua un paio di volte. E poi tagliare quello che c'è in più. Anche qua. E anche qua. Quindi questo lo modellate con le mani e poi il fiore dell'arnica. Se il cotone sta fermo, modellandolo solamente con le mani, se no lo inamidate un po'. Alternate i petali con la prima sezione e con la seconda e sistemate bene anche il pistillo. Quello che dobbiamo fare adesso è la fogliolina piccola da cucire qui all'attaccatura del bocciolo. Andremo a fare questa qua che viene cucita qui. Queste invece sono le foglie più grandi che vediamo se riesco a levarne una. Andranno inserite tutta attorno alla piantina, inserite nel vasetto, vedete, così. Quindi riprendiamo il cotone verde e per la foglia piccola facciamo 20 catenelle. In queste 20 catenelle faremo 3 punti bassi, poi 3 mezze maglie alte, poi andiamo a fare 7 punti alti. Quattro. Le 7. Qui faremo nuovamente 3 mezze maglie alte e 3 punti bassi. Da quest'altro lato delle catenelle rifaremo lo stesso lavoro. Uguale. Adesso che abbiamo terminato la foglia, tutto attorno dobbiamo fare un giro di punti bassi, sia da un lato che dall'altro. Una volta terminato il giro dei punti bassi, abbiamo anche finito di fare la foglia, quindi adesso dobbiamo tenere il cotone un po' lungo perché la foglia andrà cucita. Così. Questo lo tagliamo che l'avevamo fermato prima. Quindi adesso prendiamo l'ago. E la foglia andrà cucita proprio qua dove c'è l'unione con l'altro piccolo stelo del bocciolo. Dobbiamo fare un paio di punti e fermarla bene, sia da un lato che dall'altro. Naturalmente prima di chiudere ci accertiamo che sia bella ferma. Poi non ci resta altro da fare che fermare il cotone. Un paio di volte qua attorno. Così. E la foglia piccola l'abbiamo posizionata.
Adesso quello che dobbiamo fare è la foglia grande, che come ho detto prima andrà inserita all'interno del vaso, tutto attorno alle piantine. Quindi spostiamo l'ago che non ci occorre più. Prendiamo nuovamente il cotone verde. Per la foglia grande dobbiamo fare 30 catenelle. Dieci, 20, 20. In queste 30 catenelle facciamo 3 punti bassi, 3 mezze maglie alte. Poi faremo 3 punti alti, 3 e di seguito andiamo a fare 11 punti alti doppi. Dopo gli 11 punti alti doppi facciamo nuovamente 3 punti alti, 2, 3, poi 3 mezze maglie alte. E 3 punti bassi. Dopo e da questo lato delle catenelle rifacciamo lo stesso lavoro, uguale. Allora, primo giro della foglia l'abbiamo completato, adesso il prossimo giro è identico all'altro, dobbiamo solamente fare 3 aumenti dove ci sono gli 11 punti alti doppi, quindi invece di 11 saranno 14. Faremo un aumento ogni 2-3 punti, se no il resto è tutto identico, sia da un lato che dall'altro. Una volta terminato anche il secondo giro della foglia, dobbiamo inserire il filo di ferro, quindi ne tagliamo un pezzo che faccia il giro della foglia, un tantino in più anche perché ci serve per fare quel piccolo gambetto per poterla inserire nel vasetto. Allora, adesso il filo di ferro dobbiamo inserirlo alla foglia, lavorandoci attorno ai punti bassi, quindi lo posizioniamo in questo modo. E facciamo tutto il giro della foglia, sia da un lato che dall'altro. Una volta che abbiamo terminato di fare il giro dei punti bassi, la foglia dobbiamo modellarla un po' con le mani, dandole la forma che ci occorre. Quindi tendiamo bene. Poi attorcigliamo il filo di ferro su se stesso e creiamo il piccolo gambo. Così basta. Poi chiudiamo il lavoro. Facciamo un punto basso qua e 2-3 catenelle qua attorno. Così. Fermiamo anche questo qua dietro.
tagliamo quello che c'è in più, anche questo pezzetto di filo di ferro che non serve. Questa poi va modellata e sistemata bene all'interno del vasetto. Vedete come le ho posizionate tutte attorno alla piantina. E con questo penso di aver dato la spiegazione di tutto ciò che occorre per fare anche voi la vostra piantina di arnica. Auguro buona creazione a tutte e ci sentiamo alla prossima.